Tra le mani di questo giovanotto il coniglio non finirà in salmì, non diventerà lepre entro una casseruola o su un menù di trattoria, passa invece nei regni arcani dell'ipnosi. Si fa docile all'incantatore come se fosse, anziché di carne ed ossa, di pezza e di segatura. Il magnetizzatore si chiama Enrico Hunter. I suoi esperimenti sono stati sottoposti a controllo scientifico. Si tratta di vera imposizione della volontà. Da un arrendevole coniglio passiamo ora a un galletto battagliero. Fate che Enrico Hunter lo fissi e il galletto attraversa il varco misterioso. Penetra lui pure nelle magie del sonno e della succube inerzia. Hunter è studente di ingegneria. L'idea di sviluppare i propri poteri suggestivi gli venne in... Cioè, vedevi un prato di bambini che saltavano. Sì.